ed incorreggibili solo su voi. Non facciamo un giro insieme nel parco, sai, volevo chiederti aiuto per la commedia musicale. Sì, certo, aiuto sempre i miei compagni, certamente. Ok, andiamo? Andiamo. Bene. Bene, ecco, vengono qui. Bene, dai, sei pronta? Sì, sì, ma spero che andrà tutto bene e che non ci saranno problemi. Sì, non preoccuparti, è solamente per farla ingelosire, niente di più. Bene, dai. Oh, scusate! Scusate, posso sapere che state facendo? Lascialo! Lascia il mio ragazzo, non ti avvicinare, eh! Ma che significa? Pensavi di riuscire a nascondermelo? E tu? Tu non dici niente, non lo so se hai capito che la tua ragazza era abbracciata al mio ragazzo! L'unica cosa che volevi era imparare la coreografia per ballare bene con me. Ma invece io mi sono comportata male. Benji, dai, aprimi! Dai! So che sei lì, sono Candy! Benji! Adesso è tardi, Candy. Sì, va bene, ma le ragazze stanno vivendo una situazione particolare, Victoria. È ovvio che vogliano essere loro a prendere l'iniziativa. Va bene, ma al cimitero? Sì, è un modo per trovare qualche familiare che possa fornire il recapito del padre biologico. Oh. Non sprechi un'occasione per fare l'eroe con la mia ragazza, no? Scusami, Alessio, però invece di fare il geloso con me, perché non aiuti Luna, se la ami tanto? Esci da casa mia! Esci da casa mia! Ti azzardare a toccarmi e cerca di non essere ridicolo. Quando ti comporterai come un vero uomo? Quando mi comporterò come un vero uomo, io ti faccio a pezzi! Io non volevo complicar loro la vita, amore mio. Non voglio creare complicazioni. Non voglio, ti chiedo scusa, amore mio. Non voglio complicare loro la vita. Papà! Figlia mia! Papà! Figlia mia! Siete mancati! Grazie per avermi fatto riabbracciare le mie figlie. Grazie, grazie. Papà. Figlia mia. Perché ci hai messo così tanto prima di venirci a cercare? Perché avevo troppa paura. Avevo paura di mettervi in pericolo. La polizia mi ha accusato e ricercato per una truffa che non ho mai commesso. Pensavamo che fossi morto. Vi giuro che sono stato malissimo. Voi due avete sofferto tanto, però questo era l'unico modo per proteggervi. Mi capite? Sì, papà, ma ora che hai avuto il coraggio di tornare, perché sei scappato?
Perché quando vi ho ritrovate, ho visto che eravate felici con la vostra nuova famiglia. E non volevo rovinarvi di nuovo la vita. Io non volevo... Pensavamo che fossi morta in un incidente, papà. Quando abbiamo saputo la verità, ti abbiamo cercato perché volevamo dirti come stanno realmente le cose, papà. Pedro vi ha raccontato tutta la storia, non è vero? Sì, ma Toto però, noi vorremmo sapere da te come sono andate le cose, non da altri. Figlie mie. Vogliamo saperne un po' di più sulla mamma. Ti faccio vedere! Fermi! Non ci posso credere per please! Pensavo che la situazione si fosse stabilizzata tra voi. Lo credevo anch'io, invece... ma si mette in mezzo! È sempre pronto ad intromettersi nella mia relazione! Non è vero, Alessio, non è la verità questa. Ah, non è la verità! E allora perché l'abbracciavi? Sì, aspetta! Li ho visti! È successo davvero? Sì, la stavo abbracciando, ma non in quel senso. E in che senso intendi, allora? Devo per caso leggere il libro degli abbracci? Mi perdoni. Glielo chiedo ancora una volta, ma io qui voglio vederci chiaro. Ossia, si sa che lei ha avuto certe storie nel 1200 o quello che era. Ma adesso che ci faceva abbracciato a Luna? Victoria non è come pensa lei. Ma questo non mi soddisfa affatto. Mi perdoni, Guzman, mi perdoni. Insomma, io in questo momento non è che voglia difendere mio figlio, però ormai è lampante, Guzman. Sua figlia effettivamente, ammettiamolo, ha abbracciato il ragazzo. E che vorrebbe dire con questo? Che cosa cova sotto la cenere, signore? Che cosa? Cosa cova? L'abbrace, eh? Victoria, per favore, no, non avalli i giochetti di suo figlio. Che è talmente geloso che non vede più la realtà delle cose. Io non permetto che qualcuno mi insulti in casa mia, tantomeno che insulti me. È una condotta infantile. No, tu sei infantile. Basta, guarda chi era. Mi fai arrabbiare. Che fai? Aspetta, guarda che non fai paura proprio a nessuno. Tu ancora non mi conosci, sta attento perché ti rivolto come un calzino. Puoi spiegarti meglio, Benji, per favore? Che vuoi dire con adesso è tardi, Candy? Guarda, non mi piace affatto questa situazione. E poi te l'ho già spiegato molte volte che il mio cuore appartiene a Valentina, però tu non lo vuoi capire. Io ti capisco, ma non voglio perderti. Io ti voglio bene. Ascolta, Candy, anch'io ti voglio bene, ma solo come amico. Sai, non provo quello che provi tu per me. Senti, ti ho detto che saremmo stati amici, ma niente di più. E io ti ho detto che sono disposta ad aspettarti. Però sai, la storia con Valentina, insomma, non finirà tanto in fretta. Sei disposta ad aspettare? Ti amo così tanto che ti aspetterai per tutta la vita. Beh, allora adesso cambiamo argomento. Però ci voglio pensare. Bene, ti lascio pensare. Pensa tranquillo, ho tempo. Tutto quello che vuoi. Vuol dire che mi sono sbagliata. Credevo che fossi mia amica e che su di te avrei potuto contare, invece mi fai questo. E tu, parla, non startene zitto come una statua, allora! Luz, era uno scherzo. Uno scherzo? Che spiritoso! E tu che hai da ridere? Sai, mi hai proprio deluso. Io ti ho difeso davanti al mondo intero e alla fine invece sei proprio come tutti gli altri. No, Luz, sul serio, è stato uno scherzo. Lo abbiamo fatto solo per dimostrarti che sei gelosa, come tutti. Ah, ma certo, adesso pretendete che io creda che quello fosse uno scherzo. Stavate giocando al regista e all'attrice. Per favore, ascoltami un secondo. Ho chiesto a Ivo e Valentina di aiutarmi soltanto per poterti dimostrare che non siamo poi così diversi come dici tu. È la verità, Luz, è la verità. Martin ci ha chiesto di aiutarlo, è stato uno scherzo innocente. Innocente? Sì, perdonami, è stato soltanto uno scherzo. Sì. Vuoi dire che tu hai fatto tutto questo per mettermi alla prova? Sì. Già. Dopo il presunto incidente, tutti ci diedero per morti. E fu l'unica maniera di lasciare il paese. Poi la mamma si ammalò e... poverina, non poteva sopportare di non vedervi. Fino all'ultimo minuto della sua vita ha sperato tanto. Povera mamma. Sì. Io mi sento così in colpa. No. Per avervi separate. No, io mi sento in colpa. Papà, tu non hai colpe, non ne hai. Io non so come sia potuto accadere, non capisco. Vi giuro che sono innocente, non ho avuto niente a che fare con la truffa, ve lo giuro, sì, ragazzi. Sì, lo so, papà, ti crediamo.
Mi credete? Sì. Grazie, figlie mie. Oggi sono così felice, così felice. Dopo tanti anni di sofferenze. E adesso, papà, potrai restare con noi. Ricominceremo insieme. No, amore mio, non posso. No, è troppo pericoloso. Se la polizia scoprisse che sono ancora vivo, riaprirebbe il caso e finirei in prigione. Però, spiegami che pensavi di fare con noi due. Il piano originale era portarvi fuori dal paese, in qualunque modo. Alessio, com'è andata? Meglio che tu non me lo chieda. E dato che sei qui, di' a tuo zio di lasciare il collegio una volta per tutte. Che succede adesso? Ci sono stati dei problemi? Succede che Felipe sta cercando ancora di avvicinarsi a Luna, approfittando del fatto che siamo in un momento difficile. Ecco che succede. Ma perché dici così? Guarda, che Felipe mi ha detto che non è accaduto assolutamente niente allora, con lei. Vuoi sapere qual è la novità? Il tuo caro zio mente anche a te. Se vuoi andiamo da lui e possiamo... Sei ancora qua? Che stai facendo? Sto rispondendo ad alcune mail inviate alla fondazione e ti stavo aspettando. Grazie. Ma che cos'hai? Devi scusarmi, ma ho appena avuto un episodio piuttosto spiacevole con Victoria e non ho molta voglia di parlare. Va bene, se non vuoi parlare ti posso fare compagnia in silenzio, se non ti disturba. E finisco quello che stavo facendo. Quando si ama sul serio e si è sicuri dei propri sentimenti, non c'è bisogno di mettere alla prova l'altro e tantomeno di metterlo in ridicolo davanti agli amici. Perdonami, Luz, però almeno ammetti che non siamo così diversi come dici tu. Noi eravamo abbracciati solo per farti uno scherzo, per vedere la tua reazione. Certo, uno scherzo. Fantastico, a te sembra divertente, geniale. Ridete, ridete di me. Può essere. Ok, riconosco di essere gelosa. Un po', anzi, abbastanza gelosa. Vogliamo dire molto gelosa? Sì, sono gelosa. Ma ti dico una cosa. Di te non sarò mai più gelosa, neanche una volta. Perché noi due abbiamo chiuso in questo preciso momento. No, Luz. Luz, aspetta. Ecco, era ovvio. Queste cose non finiscono mai bene. Io avevo un brutto presentimento. Ivo, lo sapevo, dovevamo dirgli di no. Ma sempre un brutto presentimento. Era impossibile immaginare una cosa così. Povero Martine, che si aspettava una reazione del genere. Sì, è vero, non l'ho mai vista così. No, io nemmeno. E guarda che io, ti giuro, io la voglio aiutare. Li vorrei aiutare tutte e due. Però non capisco come, non so che fare. Andiamo a cercare Gaia, che sicuramente è con Alessandro. E le chiediamo se ha qualche idea, va bene? Va bene, dai, andiamo. Come portarci fuori dal paese? Perché? Non capisco. Perché pensavo che le cose fossero diverse. Però quando mi sono accorto che eravate tanto felici con le vostre famiglie adottive, ho cambiato idea, amori miei. E adesso cosa succederà? E che cosa pensi di fare? Ho portato dei fiori alla mamma. E ho promesso che avrei rinunciato a voi. Cosa? Per sempre. No. No, non puoi fare questo. Siamo le tue figlie. Sì, lo so, amore mio, lo so, però... Voi dovete cercare di capirmi. Io vivo in Brasile. Ormai la mia vita è là. Però ho riflettuto. Ho riflettuto su quello che faccio. Per fare in modo che sia la cosa migliore per tutti. Non voglio che voi due corriate rischi. Mi capite? No, no, ci deve essere una soluzione. Non te ne puoi andare così. Non puoi farlo. Tesori miei, vi prometto che ci penserò. Che tutte le decisioni che prenderò saranno il meglio per noi, io ve lo prometto. Promettici soprattutto che non te ne andrai senza salutarci. Promettilo. Sì, ve lo prometto. Pedro. Gianni, vedo che la verità è venuta fuori. Sì, sì, grazie. Lui è Pedro, il mio uomo di fiducia.
Grazie a lui sono riuscito a entrare nel paese nuovamente. È stato lui che mi ha aiutato a trovarvi. Allora, la ringrazio. Grazie per averci fatto incontrare il nostro papà. Hai capito? Sì. Certamente. Ehi, scusa, sì. Ma tu sei Brian, il cantante dei Fuori Controllo? Sì, però non lo vedi che stiamo parlando? Adesso scusa. Ehi, ma... aspetta, io sono Camilla, la migliore amica di Nikki. Sì, la migliore amica di Nikki. Io non la conosco, Nikki. Dai, non disturbarci, vai, grazie. Allora, stavi dicendo? Stavo dicendo. Federica, dai, fai Valentina. Camilla, andiamo, non perdere tempo con questo animale. Ragazzi, non sentite anche voi un rumore fastidioso? Tom, la parte di Ivo. Io? Sì. Tu chi sei, bellezza? Io sono Annie, la migliore amica di Nikki. Ascolta, aspetta, Annie. Aspetta, Annie, ma che bel nome. Davvero molto bello. Sì, molto bello, però Annie, perché non te ne vai? Stiamo parlando di cose molto importanti. Ale, andate. Ma l'hai vista bene? Le ragazze vanno. Andate. Così. Come al solito. Bene, Tobia, attento, che dopo la frase di Clara parte la musica. Sì, attenzione, sì. Allora. Clara? Clara, dai, entra. Bene. Allora... perché mentre le ragazze vogliono un fidanzato, i ragazzi vogliono star soli? Musica! 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 Valentina, sei arrivata tardi e non ti va di ballare? Non capisco. Non è che non voglio ballare. Il tempo stringe, non possiamo fare noi le parti vostre. Perché non venite alle prove? Ha ragione, possiamo sostituirvi, però così non si fa, ragazzi. E poi non siete solo voi, mancano anche i tre protagonisti. Avevo chiesto a Candy di fare io la protagonista, però lei non mi ha ascoltata, niente. Va bene, ci dispiace, siamo in ritardo, non succederà più. È che abbiamo avuto un piccolo inconveniente. Che cosa vi è successo? Possiamo parlare con te e con Gaia un secondo? Sì. Già. Sì, ragazzi, voi continuate con la scena successiva. Torniamo bene. Subito. Andiamo. Ciao. Non lo so. Cos'è successo? Ci sono problemi? No, è per Martin. Gli è successo qualcosa? No, niente di niente, però ci ha chiesto di aiutarlo in uno scherzo che voleva fare a Lush, perché voleva metterla alla prova e vedere quanto era gelosa. E lei si è arrabbiata. L'ha presa molto male. Lush è furiosa e credo che non voglia più vederlo per un bel po'. Povero Martin, non vorrei essere nei suoi panni. Sì, adesso quello che non capisco è che c'entriamo con questa situazione. Ah. Perché lo dite a noi? Beh, abbiamo pensato con Ivo che potremmo parlare tutti e quattro a Lush per farla ragionare. Voglio dire, era solo uno scherzo, non doveva arrabbiarsi così tanto, ma purtroppo l'ha fatto. Sì, va bene, io non ho nessun problema ad andare a parlarle. Anche per me va bene, ma c'è una cosa, dobbiamo pensare molto bene a una strategia. È vero. Questo, tu sì? Ci stai pensando anche adesso? Ti ammalerai con tutto questo pensare. Senti, devo dare una risposta definitiva a Candy, però non so cosa fare. Va bene, vieni. Analizziamo per benino la situazione. Arrivo. A te, Candy, piace almeno un pochettino, pochettino? No. Ecco, beh, sì. Però quello che succede è che mi piace di più Valentina, capisci? Valentina. Bene, e Candy questo lo sa? Sì. Sì, gliel'ho detto tantissime volte. E poi già lo sapeva. E gliel'ho detto di nuovo. E lei che dice? No, dice che mi aspetterà tutto il tempo che sarà necessario. E tu che le hai detto? Io le ho detto che ci dovevo pensare. Sì, è la stessa cosa che ho detto a Valentina, no? Che l'avrei aspettata finché non cresco. Ah, bene. Bene, devi parlare con lei. Con chi? Con Candy o con Valentina? Con Valentina. Ah, però che le dico? Vai da lei e le chiedi se vale la pena aspettare una vita o no. Perché se lei non ti dà chance, non vale la pena aspettarla tutta la vita. E tu vai con Candy diretto. Che genio! Ma tu sei sicuro che si fa così? Ovviamente, Benji. Un giorno o l'altro deve pure finire. Non è che uno sta tutta la vita a giocare a pallone. Capisci? Sì.
Com'è possibile che vi siate incontrate con quel signore? Papà. Scusami, col tuo papà. Era al cimitero. Aveva portato dei fiori alla mamma. Certo, per dirle addio. Per dirle addio? Sì. Lui ha deciso di tornare in Brasile. Cosa? Torna in Brasile? Così, senza stare un po' con voi, senza salutarvi. E non vi vedrà mai più? Certo, perché lui si sente in colpa per... Beh, perché la mamma è morta e con il fatto della polizia non vuole causare altri problemi. È vero, ha paura di essere trovato e che venga riaperto il caso. Guzman, dobbiamo parlare con questo signore, va bene? Pienamente d'accordo, sì. Ha detto che non avrebbe preso alcuna decisione senza prima avvertirci. Bene. Quindi se gli volete parlare non c'è problema. Penso che dovremmo chiamarlo, no? Sì. Noi non abbiamo il suo telefono. E niente, dobbiamo aspettare che chiami o si faccia vedere. E poi c'è dell'altro. Cosa? Ci ha detto che la sua intenzione prima di conoscervi, è ovvio, era quella di rapirci. Come? Sì, è strano, però ci ha detto questo. Guzman, mi perdoni tanto, ma non mi sento molto bene. Mi può accompagnare? Sì. Che le devo parlare? È tutto a posto, ragazza. È tutto a posto? Vuole dare un bacio anche a me? Io adesso vado. Sì. Permesso. Luna, possiamo parlare? L'unica cosa di cui voglio parlare adesso è del fatto che ho ritrovato il mio padre biologico. E credo che l'argomento non ti interessi. No, sei ingiusta con me, per favore. Sono stanca di parole senza senso. Pensi che sia inutile parlare con me? È questo che vuoi dire? No. Che qualunque cosa abbia da dirti sia senza senso? Lo sai che non è per questo. Adesso che farai? Correrai subito da Felipe perché a lui invece interessa quello che ti succede? Penso di sì. Ultimamente con lui posso parlare, con te no. Che stai scrivendo? E che ti importa? Dai, perdonami, amore, non pensavo che la prendessi così. Lo sai che non dovrei nemmeno parlarti. E a perdonarti poi non ci penso proprio. Però, tesoro, è stato uno scherzo, niente di più. Allora, punto numero uno. Per te io sono Luz, non sono tesoro. Punto numero due. Mai a nessuno perdonerei una cosa del genere. Figurati alla persona di cui sono innamorata. Beh, è proprio per questo, perché so che sei innamorata di me e io di te. Perdonami, per favore. No, non ti perdonerò mai, non ti perdonerò. Luz, possiamo parlare con te? E perché? Per caso volete cercare di difendere Martin, eh? Dai, Luz, ancora non abbiamo detto una parola e già ci interrompi. Non potresti stare zitta un secondo almeno? Fantastico. Avanti, vi ascolto. Se volete sprecare le vostre parole, io vi ascolto. Però è tutto inutile, ragazzi, perché io non lo perdonerò. Ma se ci tenete... E quindi ritornerà in Brasile? Sì, credo proprio che sia la cosa migliore. Le ragazze qui hanno già la loro vita. No, io non posso, non voglio complicargliela. E che farà? Dico, pensa di rivederle prima di andarsene. L'ho promesso a entrambe. Occhio, stia attento. Attento a chi? Alle mie figlie. No, non a loro. A Victoria Mujica e Guglielmo Guzman. Perché adesso loro sanno che lei all'epoca si è finto morto per sfuggire alla polizia. Aspetta, stai dicendo che potrebbero denunciarmi? Sta pensando a quello che ha detto Miranda, vero? Anche io. Non mi è piaciuto affatto, Victoria, sentirlo. Come ha potuto dire alle ragazze che aveva pensato di portarle via? Beh, in ogni modo ho già rinunciato al piano di portare Anna e Luna con me. È questo che ha fatto? Gli ha detto quali erano le sue intenzioni? Sì. Ha fatto male.
Perché Guzman e Mujica, mi ascolti bene, adesso hanno la scusa perfetta per denunciarla alla polizia, capisce? Ma perché? Senta, se c'è qualcosa che ho imparato nel corso degli anni come detective, è di non fidarmi di nessuno, mai. E che mi consigli di fare? Ah, mi sembra giusto che voglia salutare le sue figlie. E poi gliel'ha promesso, mi occuperò io di tutto quanto. Beh, va bene, occupatene tu. Però ricordati che ho dato la mia parola. Stia tranquillo, Gianni. Lasci tutto nelle mie mani. Tra le persone che si amano succedono queste cose, Luz. Tu devi capire che è normale. A volte subentrano diffidenza, dubbio. Si cerca di far capire all'altro che non è come lui si vede. Ma è necessario saper perdonare. Sì, tutti noi siamo già passati attraverso problemi di questo tipo. Vero, ragazzi? Tutti. Tutti. Sì. Visto? Sì, ma è inutile continuare a parlare perché io non ho alcuna intenzione di perdonarlo. Luz. Non lo voglio perdonare, vi è chiaro? Beh, ragazzi, grazie. E se almeno ascoltassi quello che le ragazze hanno da dirti? E perché? Dimmi una sola ragione per cui dovrei starle a sentire, dai. Forse perché noi ragazzi siamo inesperti in amore. Mentre Gaia e le ragazze ne sanno di più al riguardo, innamorarsi e cose simili. Ascoltale. Ivo e io siamo espertissimi in liti e riconciliazioni. Effettivamente. E ti assicuro che Martin voleva soltanto farti uno stupido scherzo. Senti, io questo già lo so. Lo so che è stata un'idea stupida e so che Martin è uno stupido. E lo siete anche voi, visto che lo avete aiutato. Questo mi è molto chiaro. Però queste cose con me non funzionano. Dovrà trovarsene un'altra che sappia ridere ai suoi scherzi. E non mettermi sul tuo stesso piano. Sei tu quello che non sa niente dell'amore. Valentina, posso parlare con te? Sì. Da sola. Va bene. A dopo. Con Luna si può parlare, la ascolto volentieri. Io comprendo lei, lei comprende me. Però lei con il suo fidanzato ha già tutto questo, non ti sembra? Sì, beh, Diego, ma io non ho colpe se lei preferisce parlare con me che col suo ragazzo. Perché non sei sincero con me, eh? Perché non mi dici la verità? A te non dispiace aver creato questa situazione? Va bene, sì, non ti voglio mentire. Mi piace, è vero, farlo arrabbiare. Però ti dico una cosa. Se Alessio continua con questa condotta infantile, non sarò io a convincerla che non è un imbecille. È chiaro? Sì, va bene, però cerca di non esagerare adesso. Beh, meglio così allora. Ora vado, ho da fare. Bene, lo so che abbiamo già parlato di questo. E tu mi hai detto che sei innamorata di Ivo. Sì, sì, e allora? Ecco, io sono tanto innamorato di te e questo non lo posso cambiare, capisci? Sì, ti capisco. Bene, e per questo ho bisogno di parlarne, anche se per un'ultima volta. Va bene, ti ascolto, dai. Vorrei offrirti una cosa. Voglio darti il mio cuore per tutta la vita. Benji, sei così tenero. Tanto tenero, hai detto delle belle parole. E che mi dici? Devo saperlo. Sapere cosa? Che vuoi che ti dica? Io vorrei sapere se tu hai già deciso di stare con Ivo per tutta la vita. Perché se hai qualche dubbio, io posso aspettare finché non cresco. Beh, finché non cresco un altro po', no? Bene, che mi dici? Che facciamo? Ho visto che eravate felici con la vostra nuova famiglia e non volevo rovinarvi di nuovo la vita. Io non volevo... Come stai? L'ho visto. Siamo andate al cimitero con mia sorella e abbiamo visto papà. Ti giuro che non ci posso credere. È come se stessi vivendo un sogno. Beh, la vita è piena di sorprese, no?
Cosa hai provato quando l'hai visto lì davanti a te? Emozione. Emozione e dolore per tutto quello che abbiamo passato, per quello che è successo a lui, che è successo alla mamma e per come la vita ci ha separati ingiustamente. E curiosità, molta curiosità. Sì, sì, certo, volevi sapere tutto. Tutto quello che mi sono sempre chiesta da molti anni. Ti ha convinto quello che ti ha detto? Insomma, hai pensato che fosse sincero? Ma certo, non posso pensare che lui possa mentirmi. Ed è un bene. Questo fa bene allo spirito. Ti porterà un po' di pace in mezzo a tanta angoscia, Luna. Sì, hai ragione. Ora dai tempo al tempo. Sì, ho bisogno di tempo per accettare tutto questo e per pensare. Anche questo è un bene, Luna. Sfogati, ti farà bene. Vedrai che poi starai meglio. Ah, bene. Non vi importa nemmeno più nasconderlo. Ma che bravi. Alessio, per favore, è meglio che ci lasci in pace perché non ti voglio ascoltare. Che cosa dovrei fare? Vattene, per favore, Alessio, non insistere. Ascolta, se tu vuoi aspettarmi, non te lo posso impedire. È quello che senti, non lo posso cambiare. Beh, però, tu che ne pensi? Il mio sogno è sposare Ivo. Formare una famiglia, avere dei figli, avere una casa. È quello che sogna di fare una ragazza con la persona che ama. Non prenderla male, hai tutta la vita davanti. Hai molto tempo, molte cose da fare. Sì, però devi essere più chiara. Vorrei avere una risposta da te e so che la devo accettare, proprio come un uomo, come l'uomo che sono. Beh. D'accordo, la mia risposta è questa. Per adesso ho scelto Ivo e non posso prometterti niente per i prossimi 5 o 10 anni. Bene, questo è ciò che volevo sapere. Allora, grazie per la tua sincerità. Grazie per il tuo coraggio, principino. Non hai parlato con lui, non l'hai fatto. Ciao, come no, stai? No, nessun ciao. Tutto ho appena bene? Visto tuo zio di là che stava abbracciando la mia ragazza. Hai capito bene? La stava abbracciando. Abbracciati? Sì. Sì, pensi che stia delirando? Non credi a quello che sto dicendo? Erano abbracciati. Sì, certo che ti credo. Ascoltami, ho parlato con lui e mi ha detto che non è successo assolutamente niente. Che si è avvicinato a lei perché in questo momento lei non può contare su di te, è tutto. Non può contare su di me? E perché non può contare su di me? Perché? Spiegamelo tu, perché io non l'ho capito. Domandalo a te stesso. A me stesso. Lei non può contare su di me perché lui le sta sempre addosso. Le ha messo in testa strane idee, approfittando del fatto che abbiamo dei problemi e tu non hai fatto niente. Ah, adesso la colpa sarebbe la mia. Ti avevo chiesto un favore, l'hai fatto. Posso darti un consiglio? Qua la colpa non è di Felipe. Ah, no? No. Ah, già lo so. Ora direi che è colpa mia, della mia gelosia che invento no, tutto. No, non è... La stava abbracciando. Non so di chi sia la colpa, non so se è colpa di Felipe, se mai ce l'avesse, o se è colpa tua, oppure di Luna. Ma ti dico che se continui con questo atteggiamento, la perderai per sempre. Alessio, io ti ho avvertito. Tutti quanti contro di me, tutti. Oh, che carina che eri con quella frangetta spiritosa. Hai visto? Sai che qualche cosa me la ricordo ancora bene. Lo sai che mi piacerebbe vedere una foto con il volto della mamma. Non sarebbe bellissimo? Sì, sarebbe bellissimo. Di sicuro papà ne avrà qualcuna. Ah, può essere che ne abbia una di noi quattro insieme. Oh, speriamo, glielo dovremmo chiedere. Muoio dalla voglia di vedere il volto di nostra madre, Luna. Sicuramente era bella proprio come te. E come te. Sì, avanti. Chi è? Permesso. Papà! Volevo darvi la buonanotte, ragazzi. Sì, bene. Io vado da Toto e dalla mamma, che con tutto questo sta diventando gelosa. Un pochino. Va bene, vieni, vado. Vieni qua, papà. Sei incredibile. Eccomi qui. Tutto bene? Sì, papi. Ah, oh, attento al gatto. Ecco.
Che carino che sei. Allora, volevo sapere di Gianni. Anzi, no, guarda. Volevo chiederti di lui, ma per adesso non ne parliamo. Un'altra volta. Io rispetto il tuo silenzio e quindi vorrei sapere di Alessio. Mm-hmm. Ti ascolto. Che succede con Alessio? Alessio è insopportabilmente geloso. Non mi dire. Mm-mm. Sì, papà, non so, non lo riconosco. È insopportabile, davvero. Sì, l'ho visto in collegio. Sembrava molto nervoso. Andava, veniva, come un leone in gabbia. Però tu lo ami ancora? La verità. Ovvio, papà. Beh, allora... Come potrei non amarlo? L'essere umano cambia, no, lo sai. No, no, papà. È solo che non lo capisco. È sempre geloso. Lo fa apposta per creare un problema o una discussione. Qualunque cosa. Mi capisci? Sì, assolutamente. Se sto con Felipe, sospetta. Se devo provare con Paul, sospetta. Quindi... Però con Felipe, dico, è successo qualcosa? Stai parlando sul serio? Non sì. succede niente, Felipe per me... Avrà anche lui no, le sue... No, 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 Felipe è un amico, adesso che ho il suo sostegno, mi ascolta, ho fiducia in lui, veramente. Eppure Alessio, con tutto quello che sto passando, non mi aiuta. Mm-hmm. Resta ostinatamente chiuso nella sua gelosia e... non so. Insomma, quando ne hai bisogno è sempre assente, no? Vuoi lasciarlo? No. No, non lo voglio lasciare, papà. Io lo amo. Sto aspettando che ragioni, che si renda conto che tra noi esiste qualcosa di bello. E che se continua così, lo rovinerà. Alla Mastery erano tutti emozionati per gli esami. Paul cominciò... Ti racconto? Dai, racconta. Ah, sì! È un giorno molto importante, no? Ah, sì. Questo giorno non lo scorderò mai. Aspetta, mi sta squillando il... Pronto? Pedro! Ciao, Toto. Ho bisogno di parlare con Miranda e non ho il suo telefono. È proprio qua, insieme a me. Ah, benissimo. Passamela, per favore. Pedro vuole parlare con te. Pedro! Pronto? Sì, dica. Ciao, Miranda. Mi risulta che il tuo papà vorrebbe salutarvi, però la cosa dovrà avvenire separatamente. Per prima tu e tua sorella in un secondo momento. E perché? Perché la polizia ha ricevuto una chiamata anonima. Hanno detto che Gianni Moreno potrebbe essere nel paese. La chiamata potrebbe averla fatta Victoria Mujica o Guzman. No! No, no, è impossibile. Mia madre e nemmeno Guglielmo farebbero mai una cosa simile sapendo che noi vogliamo vederlo. È impossibile. Ad ogni modo, siamo costretti a prendere delle precauzioni. Gianni ha paura che i vostri genitori adottivi pensino che voglia portarvi via con lui, da chissà quale altra parte, capisci? Se così fosse, lo arresterebbero. Una trappola, in poche parole, Miranda. No, guardi, questo non può succedere. Beh, comunque sia, ha deciso di vedervi separatamente. Prima tu e se vuoi, vieni con Toto. E mia sorella? È sicuro che papà dopo vedrà anche Luna? Ma certo, sì, sì, piccola. Per favore, stai tranquilla. Tutto andrà bene. Tuo padre saluterà tutte e due. Adesso, per favore, prendi nota. Ora è il luogo dell'incontro. E non dire niente, mi raccomando. Né a Luna, né a nessun altro. Per sicurezza. D'accordo. Va bene. Grazie. Miranda, che succede? Perché fai così? Qualcosa di grave? Che mi dici? Ah, hai dovuto smettere di lavorare qui? Sì, certo, amore. No, no, tuo marito si è inventato che a te piaceva un'altra persona. No, ho capito, per questo te ne sei andata. Ed è tutto finito? Sì, sì, beh, ti do lavoro io se vuoi, se non è complicato. Sai perché faccio questo, sciocco? Meno male che ridi. Guarda che ti vedo lì con la tazza e il cucchiaino che stropicci la fodera. E questa è gelosia. E tra Felipe e Luna non è successo niente e tu vedi cose che non ci sono. Non ne posso più, non ne posso più. Non so che fare, non riesco a togliermi dalla testa l'immagine di loro due abbracciati.
ti senti piccolo così, non è vero? Proprio come se fossi un essere inferiore che non la può conquistare, che la sta perdendo perché dà importanza agli altri e pensi che colei che ami, invece di provare qualcosa per te, si senta abbandonata e corra tra le braccia di un altro pensando che l'altro sia migliore di te e che abbia tutto da darle e che tu invece no. Sì. Sì, è così. E non so che fare perché sento che la sto perdendo. Però non posso fare niente, ma... E la stai perdendo. Quello che devi guardare è il panorama generale delle cose, Alessio. Vedi tutto confuso e non ti accorgi di quello che le sta succedendo. Voi uomini non capite quello che succede alle donne. In questo momento Luna ha scoperto che il suo padre biologico è Johnny Moreno. Questo non è facile da digerire, no. È una notizia tremenda che la ragazza ha preso come se nulla fosse e si è fatta carico di tutto. Ma come pensi che si senta? Male. Esattamente. Non la posso aiutare. Beh, però se tu ti comportassi in un altro modo, insomma, più sicuro di te stesso, la potresti aiutare. Sai che facciamo? Però solo per questa volta, perché ormai sei grande. Vado a parlare con lei. No. Sì, vado a parlare con lei, ma... così sei più tranquillo e lei può riflettere, perché anche lei è testarda, ammettiamolo, è pure egoista. Parlerò con lei, perché la colpa è al 50%, eh? Sei più tranquillo? Grazie, mamma. Oh, Dio mio, ma come fai a essere così sicuro di te? Sei così bello, ma andiamo. Scusate, disturbo per caso? Sì. Vedo come vanno le cose. Bene. Esco un attimo e mi lasciate fuori. Sai cos'è come questo? Mai? È l'esempio lampante della gelosia, visto? Io? Sì, tu. No, mamma, no. È che tu sei mia. Ora ho capito. Ho capito e... Niente, la verità è che sono contento per voi, per il momento che state vivendo. Grazie, Alessio. Te lo volevo dire. Senti, giuro che dopo ti do tutti i dettagli, te lo prometto. Adesso no. Sono troppo stanca. No, è perché non ti ho coinvolto, è per questo? No, mamma, no, non è per questo. Mamma, un'altra cosa, domani posso uscire con Tato? Mi sembrava strano che non ci fosse qualcos'altro per andare. Dove? Dove? A fare shopping. Già, a comprare vestiti, perché hai visto Toto come va in giro, poverino. No, mi prude anche la narice. Non ti credo, ma va bene, io sono di larghe vedute, fai però... come credi. Sì, perfetto, distraiti con tuo Toto. Grazie, mamma, tu sai che gusti orribili hanno gli uomini. Bravi, adesso inventate anche che gli uomini hanno un gusto orribile. E che c'è? Io mi vesto male e Toto si veste male? Scusa, questi pantaloni sono rotti, Alessio. E poi non sono neanche alla moda. Ma no, che dici? E la camicia a quadretti, ne vogliamo parlare? Ma che c'è di male? Questo è un classico. Non solo si vestono male, ma addirittura si difendono tra loro. La piccolina si è svegliata. Gli uomini. Stai scherzando? Che ti ha detto? La verità. Dalla faccia ti ha steso. No, mi ha detto quello che mi doveva dire. Che lei vuole Ivo, no? E adesso ti metterai di nuovo con Candy? No, aspetta, stai andando troppo in fretta. Ma se lei ti vuole bene. Però non posso mica andare da lei correndo perché Valentina mi ha scaricato. Questo lo so solo io però. Beh, io pure. Ed è la cosa più importante. E per questo voglio farlo con calma. Ma sei proprio complicato. Io voglio solo un po' più di tempo, capisci? Beh, trovati tutto il tempo tranquillamente che io me ne vado a dormire. Ciao. Scusami, amore, posso prendere il tè con te? Senti, lo so che il tentativo dei ragazzi è stato inutile e che non vuoi saperne di me, però... No, ragazzi, che bello che siete venuti, che bello vedervi. Siete arrivati al momento giusto, perché stavo per bere una tazza di tè prima di dormire e non mi piace farlo da sola, altrimenti divento un po' triste. Sì? Sì, siete arrivati come tre angeli custodi, mi piace. Tre? Mm-hmm. Guarda che ne manca uno. Diciamo che stava già qui quando siamo arrivati. Chi? Martin, come chi? Martin? Ma io l'ho sentito, Martin. C'è qualcuno alla Mastery che si chiama Martin? Perché mi suona. D'accordo, io ora mi prendo un bicchiere d'acqua e vado a dormire. Sì, anch'io, perché il tè non mi va. Ragazzi, no. Se non vi dispiace, dato che sono molto stanco, direi che... No, dai, restate. Beh, va bene, se proprio volete andate. Però, che ve ne pare di questa proposta per domani?
Colazione, noi quattro, nel parco all'aria aperta, eh? Che ne dite? Vi preparo qualcosa di buono, una bella spremuta d'arancia. E poi vi darò dei consigli per avere successo con le ragazze. Eh? Sì? Mi dite di sì? Lo so che direte di sì. Dai, allora siamo d'accordo, eh? A domani. Non deludetemi. Buonanotte, angioletti. Ciao. Ciao. Che non vi salti in testa di andare a quella colazione. Chiaro? Miranda, sei sicura che sia proprio qua? Sì, la direzione è giusta perlomeno. Beh, se papà sta cercando di fuggire dalla polizia, il posto è buono per depistarla, no? Certo, è un po' inquietante, vero? Sì. Sì. Ecco, ci siamo. Non è bello. Sei intelligente, Miranda. Bene, molto bene. Sì. Tuo padre ti sta aspettando nascosto. Però ci sono prima delle cose che devo dirti di lui. C'è altro che devi sapere. Che è successo? Da sola. Vai a dire al padre che è arrivata sua figlia, la più piccola. È ansioso di vederla. Noi due tra un paio di minuti entriamo. Voglio che Miranda sia al corrente di certe cose. Vai. Dai, vai, Toto. Gianni, ma che le è successo? Piano, piano, aspetti. Miranda, vuole Miranda. Pedro la vuole rapire, vai! Miranda! Ho una proposta da farti. È buona o cattiva? No, questo lo potrai decidere dopo che te l'avrò fatta. Certo, sì, è molto bella la tovaglia, mi piace. Arrivo, mi piace. Mi piace la tovaglia. Ecco qua. Ah, ho passato la notte a preparare la colazione per voi e ancora non è finita. Penso che possiamo anche cominciare, no? Quasi fatto. Grazie, Lucy. Ecco qui. Da pure a me. È per noi? Certo, ragazzi, per chi se no? Posso prendere un biscotto? Sì, sì. Ma sì, li ho portati per voi. Ti do una mano. No, no, grazie. Passami l'altro bicchiere. Ah, come si sta bene qui. Che fate qua? Che vi avevo detto? Che lingua parlo? Luna, vorrei parlare con te. Niente di personale, sono cose che riguardano il collegio. Bene, se è così, va bene. Vorrei parlarti della commedia musicale, visto che... Toto! Aspetta che ti passo tuo padre. E tu che ci fai con mio padre? Luna, ascolta. Hanno rapito Miranda. Che? Miranda? Come? Il mio assistente, Pedro, l'ha rapita. Non può essere. Luna, Luna, che succede? Che ti succede? Che c'è, amore? Tranquilla, Pedro, tranquilla. Pedro ha rapito Miranda. Tranquilla. Non ti agitare. No, sta attenta. Luna. Que parece.
sempre stai conmigo, sì.